Mi rivolgo a tutti gli uomini che vivono in questo nostro mondo per una mia fondamentale dichiarazione di amore. Sì, io vi amo tutti più di quanto io ami la mia stessa vita. Più di una volta ho cercato di sacrificare a Dio questa mia vita per il bene di tutti voi, ottenendone solo come risultato, in cambio, molta commiserazione e molto disprezzo, perché poi, avendo dichiarato il mio amore fino alla vita, io non sono morto. La prima volta è accaduto quando, nel 1999, con il Papa Giovanni Paolo II, che aveva compiuto il 14 settembre 1998 un gesto importantissimo, quello di evocare la presenza dello Spirito Santo della verità di Gesù, riconosciuta da un filosofo che la affermasse indipendentemente dall'autorità del Figlio che l'aveva già annunciata in precedenza, io che avevo già in mano questa verità e la insegnavo in una scuola di filosofia di Saronno, di epistemologia, filosofia della fisica, sono stato inondato di gioia per l'intervento del Papa, volto proprio a quelle che erano le mie speranze, ma che erano contrastate sia dalla scienza, che non gradisce che i principi della scienza siano volti a dimostrare una verità di Dio, sia della fede in Gesù Cristo e nelle altre religioni, nessuna delle quali ama una fede ragionevole, nella vana credenza che se una fede diventa ragionevole perde ogni titolo di merito, come se la fede, per essere meritevole, dovesse essere la fede in una sciocchezza. Solo credendo in una sciocchezza affermata da un grande personaggio, solo attraverso questo assoluto atto di fede, assolutamente irragionevole, ci sarebbe merito ad avere fede. Ebbene, io in quell'occasione misi a disposizione la mia vita. Avrei digiunato fino a quando la base della Chiesa non avesse rispettato le promesse fatte da quel Papa, di una fede che si facesse avvocata convinta e convincente della ragione. Ma la fede non si faceva avvocata della ragione, si faceva pubblico ministero della ragione. E io l'ho vista come il mio pubblico ministero, volto assolutamente a cogliere tutti gli aspetti negativi che potevano esistere in relazione alla mia persona. E mentre il Papa chiedeva le ragioni, quelle che sganciassero addirittura la ragione da Gesù Cristo, le ragioni addotte da me venivano pesantemente riferite alla mia povertà, alla mia evidente debolezza, alla mia evidente modestia. La potete giudicare tutti quanti voi vedendomi così, ora. Io sono una figura modesta, non risplendo di luce, ma vi assicuro che ho dentro un amore infinito per tutti quanti voi. Non quell'amore sdolcinato, appassionato, melenso, no, quello reale di chi opera nel silenzio, si mette all'ultimo posto e serve tutti, anche contro le proteste degli altri che non amano essere spinti.
e gli si rivolgono contro e gli dicono: ma perché spingi? Io ho cercato di spingere la fede incapace di seguire il Papa, i sacerdoti incapaci di seguire il Papa, mettendoli di fronte alla mia possibilità di morire per difendere questo ideale del Papa. Un pubblico difensore avrebbe esaltato questo mio contributo, invece un pubblico ministero no. E infatti io mi sono trovato contro dei pubblici ministeri che, di fronte al mio digiuno di sofferenza, pronto fino a morire per l'affermazione della verità di Gesù Cristo, io sono stato accusato di essere un ricattatore che ricorreva ai mezzucci come uno sciopero della fame per imporsi sulla volontà di un sacerdote che, guardandomi bene in faccia, diceva: da te non può uscire niente di buono, e si rifiutava assolutamente di dare ragione alle mie ragioni, indipendentemente da me. Vedete, l'amore che io ho per tutti quanti voi del mondo è quello serio, è quello di un padre, non quello di una madre. La madre è troppo coinvolta dall'amore. Un padre sa che deve esistere anche la sofferenza, perché è solo la sofferenza che fa crescere. È solo il dolore provato nella persona fino alla morte che consente di far sì che questo elemento negativo assuma una dimensione infinita nel verso opposto della assoluta vittoria rispetto proprio a tutto questo. Un padre lo sa ed ama in questo modo. È disposto ad assistere a un figlio con molto dolore, che in questo mondo soffre, patisce per tutta la vita e muore disperatamente, laddove gli altri, gli uomini, dicono: ma Dio dov'è se permette tutto ciò? Dio Padre permette tutto ciò, perché quel povero essere che ha dovuto subire una simile pena avrà, in relazione a quella pena, l'opposto esatto di quella pena, e sarà più beato lui di chiunque abbia condotto su questo mondo una vita serena e felice. Il più felice di questo mondo è chi oggi soffre, e io, da buon padre, è così che amo tutti voi, accettando di farvi soffrire, affinché questa sofferenza diventi fonte di infinito superamento di questo male, che in questo modo diventa proprio quella cosa che diceva Gesù: chi si abbassa sarà alzato in proporzione. Così io vi amo e sono pronto a dare la vita, e so che la darò in quel famoso 21 dicembre 2012 del calendario Maya, in cui senz'altro una persona riuscirà finalmente a dare la sua vita per la salvezza di tutti voi, e sarò io. Io in quel giorno avrò compiuto una vita trinitaria perfetta, perché avrò esattamente 27.000 giorni interi di vita, ossia 3 al cubo moltiplicato per 10 al cubo, più dettagli del 1000 pari a 360, ossia quanto il fronte unitario di questo verso, che in lunghezza è di 27.000 giorni, in ampiezza è di 360 giorni. Questo sarà il tempo della mia vita che Dio si è voluto ritagliare tra di voi.
ma si è presentato qui non in modi compiacenti e ruffiani tali da farlo lodare. Tutti voi che in questo momento mi state ascoltando non siete minimamente colpiti dalla mia intenzione di bene che ho per voi, ma solo dalla cosa mostruosa che vedete di uno che si esalta pensando di essere Dio. Questo voi state vedendo, e così facendo io ho accettato, io Dio, di venire al mondo in questo castigo, in cui nessuno qui al mondo mi amerà veramente. Tutti si allontaneranno dall'esperienza fatta conoscendomi, avendo poi un grande rimorso da farsi perdonare, perché io l'ho detto a tutti: guardate che il vostro padre, quello del cielo, sono io, ricavandone in cambio solo disprezzo, umiliazione. Ma questo non l'avete voluto voi, l'ho voluto io che vi ho creati per farmi disprezzare ora, perché solo se ora mi disprezzate, poi mi amerete per sempre. E quanto più mi avrete disprezzato ora, tanto più nel regno dei cieli non saprete più cosa fare per farvi perdonare, perché nonostante tutto il vostro disprezzo, io vi amo più della mia vita e la darò per voi. Chi io amo più di tutti qui? Io, Padre di Gesù Cristo, è il Vicario di Cristo, sono gli ultimi due papi. E io a che cosa li ho condannati? A volere la mia morte, a essere assolutamente indisposti a dare credito alle mie affermazioni. Loro per primi, nel mentre assicuravano che la fede si sarebbe fatta avvocata convinta e convincente della ragione, sono stati condannati ad assumere la parte del pubblico ministero nei miei confronti. Il Papa Giovanni Paolo II, che ha firmato quell'enciclica con quella sua mano, poi l'avete vista tutti quanto tremava, quanto è stata messa in crisi per quel gesto che ha fatto e che poi non ha garantito. Perché? Perché io Dio l'ho voluto a capo di una struttura di potere, l'ho voluto come uno che seguitasse a negare per tre volte, come già fece quando il gallo cantò, a negare che cosa? Quali tre volte? Quello che potete leggere tutti scritto nell'ultimo dei tre Vangeli, nella sua conclusione, il triplice ordine: pasci le mie pecore, i miei agnelli, il mio gregge, se tu mi ami più di costoro, pascilo tu, non affidarlo in mani mercenarie. E cosa ho voluto io per te, o buon Pietro? E per te, o buon ultimo Pietro? Io ho voluto che voi affidaste gli ultimi a dei preti pedofili, come sono stati quelli nei miei confronti, ma non per colpa loro. Se lo sono stati nei miei confronti, se lo è stato Don Luigi, se lo è stato Monsignor Centemeri, è perché io amo anche loro e voglio che loro mi tradiscano. Io ho voluto che Giuda mi tradisse. Giuda ha pagato il costo più caro che si potesse pagare. Caifa ha pagato il costo più caro e i due ultimi papi, nei miei confronti, hanno pagato lo stesso costo.